E se io faccio così? No. No, oddio. No, non è Dio. No, io già sto morendo. Sono morto. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in un nuovissimo episodio su Minecraft. Siamo in compagnia di MakoKoi60. Ciao a tutti ragazzi. E siamo nello snapshot 16W39C. È un'anteprima della versione 1.11. Allora, noi ci siamo già preparati e abbiamo messo tutto ciò che c'è in questo aggiornamento qui. Lo abbiamo schierato per bene. Allora, partiamo... dal primo. Questo qui dovrebbe essere una staccionata di muschiata, no? Di cobblestone. Mossi okay. Cobblestone, esatto. Ok, è figa. Ci mancava. Eh sì. E poi qui abbiamo cose che già avevamo, però sì, infatti. Rimodernate. Vabbè, che io non ho mai usato, però comunque l'hanno messa ben benga. Poi qui abbiamo gli shulker box. Sono delle chest che chest zaino, perché possiamo comunque portarci appresso questo shulker box. Vi faccio molto vedere un esempio. All'interno metto tutte queste cose, no? Tutto quello che c'ho nell'inventario lo metto dentro. Poi mi procuro un attimo un piccone diamante, lo rompo e me lo porto appresso. Così occupo anche meno spazio e posso portare anche più roba. Vediamo un po', io sono in creativa e quindi non so dove è finito. Eccolo, eccolo qui, vediamo. Ora lo ripiazzo e vediamo se c'è tutto. Sì, c'è eccolo tutto, avete qui. Visto. Quindi sì. È utile. Molto è utile. Utile. Poi anche una bella animazione. Sì, infatti. È molto buona. Figa. Ce n'è di tutti i colori, quindi alla grande. Poi qui abbiamo un oggetto che sta nell'inventario della redstone. E serve comunque. Io vi leggo tramite quello che ho letto sulla wikia di Minecraft. È un osservatore. Un osservatore richiede un piccone per essere estratto quando minato. Senza un piccone lascerà cadere nulla. Vabbè, questo è tramite traduzione, ragazzi. Poi dice: un osservatore è posto in modo simile ad un pistone e osserverà il blocco che è posto contro. Vabbè, e comunque sarà qualche macchinario utile per le costruzioni, no? Tipo da qualche impulso di redstone al posto tipo di una torcia. Sì, infatti. Può mettere questo. Lo proveremo poi. Sì. E invece qui abbiamo la figata, ragazzi. Qui abbiamo i mob. E tutti i mob che hanno aggiunto in questa nuova versione. Possiamo partire da Evoker. Ok. Dovrebbe essere un villager, ma non sappiamo ancora se è buono o è cattivo. Perché comunque noi siamo ancora in creativa adesso, poi dopo cambieremo no, è molto modalità. Cattivo. È cattivo questo? È molto cattivo, sì. È difficile da battere, soprattutto se lo trovi in... se lo trovi a giro. E si trova, se non sbaglio, in un castello che si trova girando per la mappa. Perché per ora non ci fa niente perché siamo in creativa, quindi... siamo salvi per ora. Poi abbiamo il lama, ragazzi. La figata più assurda di questo aggiornamento. E ovviamente possiamo anche cambiare. Lo possiamo personalizzare. Possiamo aggiungergli una sella di quelle fighe con la lana. Con questa qui, ragazzi, vedi? Cioè, tutti questi colori serviranno a personalizzare la sella del nostro lama. Vediamo un po', vediamo se possiamo vederla. Ovviamente bisogna prima addomesticarlo, devono comparire i cuori, quindi... però ci vuole mette un po' di tempo. Sì, sì. Provo anch'io, vediamo, metto sopra questo. Sì, bisogna addomesticarlo, ragazzi. Perché ancora ora non ho trovato cibo che piace a questo lama, quindi non so cosa cavolo si mangia. Ok, io sto premendo la E, ma non succede niente. Eccolo i cuoricini, ho visto i cuoricini. Il tuo? Ah, ecco il mio. Ecco, ok, ragazzi, bello. Eccolo.
Cioè, guardate che figata con gli occhiali. Dovrebbe, vabbè, è una maschera, però. Sembrano degli occhiali. Per ogni tappeto c'è delle cose diverse. Sì, sì, sì. C'è una skin diversa, sì. Esatto. È una figata. Ovviamente si può andare sopra, ma non cavalca, diciamo, non va avanti. Resta fermo. Però comunque è un ottimo animale di compagnia. Poi abbiamo il Vindicator. Vindicator. Anche questo dovrebbe essere cattivo. Se non sbaglio è questo quello che evoca i fantasmini. Sì. Tu che ne pensi sia questo, Marco? È possibile, perché c'ha un po'... Sì, c'ha quell'espressione spenta, così in senso. Sì. Quindi... E la cosa bella è che uccidendolo droppa smeraldi, quindi potrebbe essere un'ottima farma di smeraldo. Sì, e invece ci siamo dimenticati dell'Evoker, che è lui che dovrebbe droppare il totem. Sì, droppa un totem, eccolo, sì. Eccolo sì. Qui, e anche smeraldi. Ecco. E praticamente, sì. Quando per esempio ecco. Cadi da un burrone e muori di caduta, ti fa rinascere. Quindi è molto, infatti, ma molto buono e è utile. Figo, è figo. Sì. Poi abbiamo lo scheletro vagante. Questo secondo me potrebbe trovarsi nel tempio, perché sembra una mini mummia. Sì, esatto, nel tempio in cui si trova a proteggere. Ovviamente il sta Revoker. Morendo. Ok, ho cambiato il tempo, ragazzi, perché lo sapete, i mob muoiono al sole, quindi. Anche questa potrebbe essere un'ottima farma di queste speciali frecce, vedete? Da queste frecce con i poteri speciali. Sì, infatti. Ed è molto molto buono. Vero, lo stavo pensando anch'io. So che questo mob fa un sacco male, non è come uno scheletro normale. Sì, infatti. Ovviamente è semplice da uccidere, però comunque fa danno. Sì. Perché non sai mai che freccia possiede, capito? Esatto. Ti può dare lentezza. Infatti. Qualsiasi cosa. Poi per come siamo danno. Per come siamo sfigati noi, Mako ci dà avvelenamento, sicuro. Esatto. E poi abbiamo il Vex. Sono questi, okay, sedili molto belli che sì. Volano. Questi anche a protezione, ed è appunto questo castello dove si trova l'Evoker. Sì, infatti, loro sono, diciamo, i mini guardiani, sono dei fantasmini, esatto, ragazzi. E penso che sarà un casino ucciderli, perché sì, da quanto faranno male. Infatti, perché c'è, ragazzi, guardate qui, già con la fly è un casino riuscire a prenderli. Ucciderli, esatto. Figuriamoci da fermi. Ma sì. Allora, noi adesso io metterò la modalità, quella di sopravvivenza, e proveremo un po' i danni di tutti questi mob. Facciamo una cosa. Tu, Mako, li hai nell'inventario tutte le uova? Sì. Ok. Ora, ovviamente, ragazzi, dobbiamo anche combattere contro tutti questi mob, anche quelli normali, quindi è notte. Ed è per questo che ci sono tutti questi mob. Allora, ora lo faccio. Ok, ragazzi, ci siamo. Ora siamo in modalità sopravvivenza e facciamo spawnare tutti i mob nuovi. Vediamo quanto... Uno alla volta. Ok. Così. Allora, vediamo questi... Dove vanno? Eccolo qui. Vediamo se ci attacca. Oddio. Hai visto? Diventa rosso. Delle venature rosse, cioè. Per ora ancora deve attaccarci. Ok, oddio, ora sì. Io non ho... È bellissimo. Vediamo se prova... Okay, oddio, tanti, Mako. Ora ci c'era un casino. Troppi. Ovviamente... Secondo me stanno attaccando te perché li stai punzecchiando. Sì. Ok, però sì. Fanno danno, fanno danno. Estetica. Sì, sì. Sono fatti benissimo. Comunque ma fanno danno. Ma ti posso danno. Attaccare? No, ti ho attaccato io, mi sa. Ah, perché ti posso... aspetta. Mezzo cuore. Vediamo devi se posso attaccare. L'ho attaccato con la spada, vedi, guarda. Sì, sì, oh, ma contento. Io mi sono mangiato la mela d'oro normale adesso. Vabbè, vediamo di sconfiggere un attimo tutti questi e poi vediamo sì, sì, gli altri. Tanto sono abbastanza deboli comunque. Sì, sì. Però se ti attaccano tanto e in massa fanno molto, ma molto danno. Infatti, infatti. Oh, maledetti. Più che danno, danno disturbo. Cioè, ti disturbano molto, quindi... Infatti. Poi hanno anche... Hanno anche un po' di contraccolpo, quindi... Sì.
Sto a morì. Ma mangia di mele. Io per ora mangiucchio quelle normali, che tanto vanno bene lo stesso. Cioè non è che ti ammazza. Ok. Oddio. Ok, siamo qua. Alcuni, vabbè, alcuni si nascondono. Eh sì, vanno. Cavolo, ok. Perché si nascondono nella pietra, quindi sono maledetti. Maledettissimi. Maledetti. Passano dappertutto. Ok. Mancano due. Ok. Se esce, eccolo lì. Perfetto. Cioè, ci manca solo che si rigenerano come le streghe. Ecco, guarda. Pah, morto. Ok, ragazzi, finalmente. Ok. E i Vex l'abbiamo provato. Ora, scheletro vagante. Vai. Vediamo quanto danno fa. Oddio. Perché contro me? Se la prende con te, lo punzecchio, aspetta. Vediamo un po'. Sembra quanto anche leva? Essere. Per ora niente. Cioè, può. Mi dà lentezza, guarda... però. Mi dà lentezza. Sì. Oh sì, anche a me lentezza. Secondo me sta levando. Leva i cuori, manco. Io ora ho finito la mela e fa danno. Se ti dà avvelenamento è un bel problema. Infatti. Vedi, infatti questo aveva... Droppa le cose, infatti. Questo, vedi, ha droppato la freccia dell'avvelenamento. Poi ne faccio un altro. Ok, sì. Mostriamogli... Vediamo un po'. Ha sempre lentezza. Perché lo scheletro sa il fatto suo. Un altro dava... Qualche altro buffo. Guarda come sono fighi. Sono ben fatti, Sono ben fatti. Bella estetica. Tipo un zecchio, maledetto. Ok, ora il Vindicator. Vediamo un po'. Questo che freccia ha dato? Oddio. Ma ci lascia! Oddio, che paura. Mangio. Ma leva i danni. Anche questo si trova in questo castello. Ok. Ok, fallo spawnare di nuovo. Devo vedere un attimo. Oddio. Ma se la prende con te. Ok, ora con me. Voglio capire quanto danno mi leva. Un bel po'. Sì, infatti, perché comunque lascia. E lascia, sì. Anche per loro conta la legge. Che lascia fa molto danno. Ovviamente te la droppa. Almeno questo. Esatto. Ora andiamo al boss. A quello che ti dà la vita in più. Che questo è molto forte. Stiamo attenti. Oddio. È lui che li evoca. Oh mio Dio. Wow. Oddio, quindi disturbano. Ok, oddio, ma che è successo, Marco? Sono apparsi tipo degli alligatori. Oddio. Cosa sono? Ma quindi finché tu non ammazzi questo, non finiranno mai di spawnare, no? No, infatti, oddio. Infatti, guarda là, ci vuole tanto. Eccolo. Vedi, ha droppato. Oddio. Il totem of wounding. Cioè, penso che sia pericoloso, tipo in un mondo serio. Mamma mia. Tipo, perché se non sei ben protetto, ti shotta. Perché ovviamente noi abbiamo la corazza, ragazzi, per questo. E la MLP anche. Ok. Maledetti. Oddio, mi stanno levando. Aspetta, voglio vedere. Yeah. Se mi uccidono con il totem of wounding, che succede? E infatti. Vediamo un po'. Prova a levarti l'armatura. Ti vuoi far ammazzare tu, in poche parole? Sì. Ok. Oh, levano un cuore, ma vediamo col totem che succede. Lo devi tenere in mano, giusto? Ma ti ha preso. No, basta che sia nell'inventario. Vediamo, come succede. Se vi. Ecco, vedi? Oddio, ti ha ridato la vita. Mi ha dato quattro cuori. Oh mio Dio, quattro ottimo. Cuori di mela d'oro. Oddio, però rimuoio. Oh mamma okay, mia. Ok, ma bellissima questa cosa. E quindi se tipo hai un inventario pieno di totem. Esatto. Continuerà a rigenerare. Continuerai a vivere. Wow, mamma mia. Molto bello. Mamma mia, bellissimo. E se io faccio così? No. No, oddio. Oddio. No, mio Dio. No, io già sto morendo. Sono morto. Ragazzi, ok ragazzi. Allora con questo è tutto. Perché abbiamo fatto vedere tutto. E sono fortissimi quei mob. Sono fortissimi. Io riscendo, vediamo che è successo. Oh mio Dio, un casino c'è. Cioè. Tutta la nostra roba. Zio, oddio. Sono despawnati. La mia testa. Okay. E vabbè ragazzi, dai, ci sentiamo al prossimo video. Ciao. Ciao a tutti.